Ciao ragazze, allora, video per salutarvi, visto che sono stata lontana da YouTube per un bel po' di tempo, almeno a me sembrano secoli, però in verità saranno 2 settimane che non faccio video, qualcosina di più. Sono appena tornata dalla Sardegna, e non è che sono molto felice ovviamente perché stavo molto molto meglio lì, soprattutto per quanto riguarda il clima, perché non ero più abituata all'afa della pianura padana. E lì invece, sì, c'è caldo, c'è molto caldo in Sardegna, però c'è perennemente questo bel venticello di maestrale che passa, rinfresca e non fa sudare. Invece qua c'è quest'afa allucinante. Lo sappiamo. La Sardegna è sempre bellissima, non c'è niente da dire. È bellissimo il suo mare, lo sappiamo tutti, ma forse ancora di più ho apprezzato, cioè apprezzo perché comunque non è la prima volta che vado in Sardegna, le usanze, le tradizioni, il ritrovarsi tutti in famiglia e farsi queste mangiate di roba buonissima che in Sardegna si sa, si mangia bene, molto bene. E i paesaggi, la macchia mediterranea, anche se in Sardegna purtroppo ci sono spesso molti incendi che rendo il paesaggio meno bello di quanto possa essere. Le persone sono fantastiche, i modi di fare sono fantastici, si prende un po' tutto molto più con calma in Sardegna, soprattutto se si va in pizzeria. Perché io sono andata in pizzeria alle 9, mi sono vista recapitare la pizza alle 11:30 di sera, quindi ho capito che bisogna stare calmi in Sardegna, non bisogna avere fretta, soprattutto quando si va a mangiare. E vabbè. E dove sono stata? Sono stata innanzitutto a casa di mia nonna, che è a Villesminus, magari, a Gonnos Fanadiga, che è una piccola località in provincia di Cagliari. Penso che non sia conosciutissima, anzi, penso che la conosceranno veramente in pochi, forse solo chi ci abita. Infatti saluto tutti i gonnesi in ascolto. E poi da lì mi sono spostata verso le spiagge limitrofe. Sono stata soprattutto a Pistis, che è la spiaggia più vicina a Gonnos. Poi sono stata a Piscinas per la prima volta. Molto molto bella. Una spiaggia con le dune, veramente fantastica. Poi sono stata a Scivu, che è una delle mie spiagge preferite in assoluto, veramente molto molto bella. Poi sono stata a Portopino, dove una simpaticissima signora nigeriana mi ha fatto queste treccine, molto molto carine, purtroppo hanno avuto un risvolto spiacevole, nel senso che quando mi sono state fatte, come vedete essendo molto strette, lasciano una porzione di cuoio capelluto scoperta molto molto vasta. E ovviamente questa parte della testa è molto sensibile e soprattutto è molto molto chiara perché è sempre coperta dai capelli, quindi non prende molto sole. Almeno io ero bianca, assolutamente bianca qui. E quindi non appena mi sono state fatte, poi sono stata un po' al sole e mi sono ustionata. Assolutamente ustionata e è stato un dolore atroce, ho dovuto mettere foil, mica foil e quant'altro e ancora adesso ci sto combattendo contro questa scottatura, nel senso che adesso si sta spelando e sembra porpora, è veramente una cosa capricciante. Ma vabbè. Infine sono stata a Villesminus, che ha reso il mio rientro ancora più spiacevole, perché Villesminus è in assoluto la località che più amo della Sardegna, per il mare stupendo che ha. Che è innegabile che il mare di Villesminus sia favoloso, ma anche e soprattutto per il paesino di Villesminus, che è molto molto carino. Che il problema della Sardegna è che il mare è sempre stupendo, le località sì sono belle, però per i giovani non ci sono moltissime possibilità di divertimento, a parte stare al mare la sera. Se si sta in località di mare, difficilmente si trova un paesino con molti locali o comunque movida o cose del genere. La Sardegna è più che altro un posto adatto alle famiglie. Mentre Villesminus è sì un paesino assolutamente adatto alle famiglie perché
all'interno del paese la sera vengono esposte bancarelle, c'è molta animazione con artisti di strada che fanno i palloncini, i mangiafuoco, eccetera, eccetera. Ma è anche molto ricca di locali, quindi offre molte possibilità per i giovani più da passeggiatina in piazzetta piuttosto che dai giovani discotecari che non possono fare a meno di andare a ballare la sera. E quindi sì, è assolutamente uno dei miei posti preferiti. Bene, il tempo passa, niente, volevo parlarvi di un'altra piccola cosa che è successa mentre io ero in Sardegna. Io avevo una chiavetta per connettermi a internet, però andava lentissima, quindi riuscivo a leggere i messaggi, ma difficilmente ho risposto. E sono venuta a sapere che è stato caricato un video da una persona che si chiama, non una persona, il video, si chiamava Guru Italiane, Brutte, Grasse, qualcosa del genere. E sono rimasta molto stranita a questa cosa. Non tanto per il fatto che ci fossi anch'io, perché vabbè. Sono la prima a dire quando faccio i video di make-up e sono completamente stuccata, mi faccio paura da sola a volte. Non c'è problema. Però immaginare una persona talmente repressa, cattiva, frustrata o invidiosa che si mette a prendere foto o spezzoni di video, perché io non ho visto questo video, era stato rimosso quando io sono venuta a saperlo, e ne fa un montaggio e lo pubblica per, non so, dimostrare cosa, che noi guru italiani siamo più brutte di chi, o siamo brutte, quindi cioè veramente è una cosa atroce, per me è una cosa veramente atroce. Mi dispiace più che altro per questa persona, perché cioè, deve essere veramente una brutta vita, stare a pensare a preoccuparsi dell'estetica di un guru e cercare di smuovere delle folle contro di noi perché forse siamo grasse, più grasse di cosa, di chi, cioè, o più brutte, non lo so. Veramente, cioè, è una cosa atroce. Spero che questa persona abbia più di 12 anni, me lo auguro sinceramente, perché sennò che persone circolano al mondo, non lo so. E vabbè, sì, in questo periodo, insomma, ho avuto anche molti commenti negativi, perché uno dei miei video è stato incluso in uno speciale di Ferragosto sul make-up, e purtroppo è stato proprio il video, che meno mi rappresenta, che anch'io ero scettica a pubblicare, cioè nel senso era il video del trucco nero molto intenso, molto dark che avevo fatto, che proprio non mi rappresenta assolutamente, ma era soltanto un mettersi in gioco, un provare qualcosa di nuovo che non fa parte di me, insomma, ma che magari a qualcuno poteva piacere. E quindi ovviamente, non so, mi hanno dato soprattutto il fastidio i commenti che dicevano stai male, staresti molto meglio con un trucco più leggero, così e cos'ha. Ragazzi, io lo so come sto bene o come non sto bene, ma io non è che faccio un video su YouTube per far vedere guardate come sto bene con questo trucco qui. No, io faccio vedere i trucchi, poi che stiamo bene a me, che non stiamo bene a me, è rilevante. Io lo faccio per farvi vedere come si fa una cosa a voi, e siete voi che dovete capire se questa cosa sta bene a voi o non sta bene. Se sta bene a me o se non sta bene a me, sono fatti miei, nel senso, cioè io ci metto la faccia e faccio una dimostrazione, ma non è detto che quel particolare trucco sia un trucco che io uso su di me per uscire. Anzi, raramente i trucchi che faccio sono trucchi che io uso per uscire. Quindi, niente, ci tengo solo a dire questa cosa perché non so, sembra che uno faccia video soltanto per mettersi in mostra, ma non è così. E notte finali, perché ormai il tempo è passato. Per questa settimana non farò tutorial di make-up, per un semplice fatto, ovvero che tutti i miei trucchi, tutte le mie creme, tutti i miei pennelli sono in Sardegna. Non sono tornati a casa con me perché io sono tornata in aereo e potevo portarmi solo bagaglio a mano per un totale di 5 kg.
E quindi solo con i trucchi probabilmente avrei fatto 5 kg, dato che mi sono, non sono riuscita a lasciare a casa niente quando sono partita, volevo portarmi tutto, mi sono portato tutto e non mi sono mai truccata in Sardegna. Molto furba questa mossa. E quindi adesso a casa mi trovo con i colori che mi sono rimasti e praticamente zero pennelli, e quindi non sono in grado di fare tutorial assolutamente. Spero che i miei si ricordino di portarmeli su quando tornano loro in nave, se no è una tragedia. E farò presto delle review che riguarderanno la Lumiere Cosmetics, che mi ha cortesemente contattato dicendo che mi manderà dei campioni per provarli e per farli vedere. Poi ho intenzione di fare un ordine della Funky Fresh, quindi vi farò vedere qualcosa della Funky Fresh. Per chi non lo conoscesse, è un store inglese su eBay che vende sempre make-up minerale e molti sample e molte cose convenienti. E basta. Niente altro da dire. Saluto tutte le mie nuove iscritte, che ho visto che sono state tante, le ringrazio tantissimo. E ovviamente saluto tutte le mie vecchie affezionate. Un bacione. Ciao!